La parola coraggio impersonificata in una donna. Quello che ha passato lei, difficilmente, e io sono mamma, sarei riuscita ad accettarlo e a combatterlo. Non so dove va a trovare questa forza Paola, però so che c'è un angioletto che gliela dà. Chiedo a Nadia Cucciarini, perché è una cosa proprio troppo di parte, se no, di premiare Paola Onofri. Non ci sono parole per dire quanto coraggio ci vuole, no? E siamo qui per darti questo piccolo riconoscimento, non è altro che un segno di vicinanza e di solidarietà. Un abbraccio di tutti. Vuoi dire qualcosa? Certo, ma io non sono più brava a parlare, però è stato veramente una cosa inaspettata e molto piacevole, anche perché io dico sempre che forse non sono così coraggiosa, il coraggio viene forse volte dalla forza della disperazione, dato che quando eravamo chi a tutti i costi, chi in biga, veramente sono molto emozionata e anche molto orgogliosa. Che ci vuole coraggio, e si ha paura anche ad avere coraggio, no? Perché non è una cosa così. Spesso non si riconosce, no? Che si ha paura a fare certe cose, affrontare certe cose, ma avere paura non vuol dire avere coraggio, quindi grazie di avercelo ricordato. Io un buon secondo. Io non dico il motivo di questo, lei lo sa. È un messaggio che mi è arrivata da Tommy e non so perché la lava, tu lo saprai, no? Ecco. Ma detto proprio di lava e trovare un cuore di lava, posso assicurare che ho tutta